Non poteva e non potevamo non parlare dei ceri votivi a Sant'Angelo con Ivan Malchese, che poco fa quasi tastavi il legno, no? Ma ce la faremo, Ivan, entro il prossimo anno a recuperare questa cifra, che poi non è così consistente, no? Guarda, come ieri diceva anche Padre Pintacolona, basterebbe solamente un euro a persona per recuperare questa festa. Però, come si sa, non sempre le persone sono d'accordo con quello che si fa. La festa piace a tutti, però a volte sembra che i soldi li devono mettere gli altri. Però, sicuramente per il prossimo anno, o spero entro Natale o poco giù di lì, avere già il primo cero, perché l'artista vuole realizzarlo, almeno uno, per dare quel segno alla città che ci siamo. Fino ad ora abbiamo accumulato, come vi dicevo ieri, oltre 2.000 euro. Speriamo che nella festa di Sant'Angelo possiamo accumulare qualche cosina, quindi è domani. Un'occasione importante quella di oggi e domani. Assolutamente. Tra l'altro stasera faremo l'estrazione dei vespri per le statuette, le cose, i vini che abbiamo messo a disposizione. Speriamo che tra oggi e domani si possa accumulare una bella cifra e posso venire in televisione il giorno 21 a dirvi forse possiamo fare il contratto del primo cero. Perfetto. Ivan, questo cero cosa rappresenta? Almeno faccio una descrizione. Allora, questo cero particolare è il cero dei pecorari, cosiddetto, è praticamente come rappresentavano gli altri tre ceri, rappresentano un po' i mestieri di Licata. Quindi questo in particolare rappresenta la categoria dei pecorari, per cui questo, tra l'altro, mi diceva l'artista, è il più difficile da realizzare perché ha tutti questi intarsi però particolari. Quello più indatto, mi pare, no? Sì, questo è praticamente quello più indatto, e poi l'altro è il cero comuni, eppure abbastanza intatto. Gli altri due invece sono proprio da restaurare, proprio per non toccarli più, perché sono pericolosi e pericolanti. Tempo molto limite, aspetta questo, oggi e domani, mi capisci cosa ti voglio dire, no? Perché vi aspetta con una donazione per l'associazione. Io credo che se il nostro santo patrono non avesse voluto fortemente questa iniziativa, non mi avrebbe dato la forza per continuare, perché c'è molta gente che è diffidente e solo con la fede si va avanti, perché poi, insomma, si spengono tutti i sogni.